Avrebbe voluto difendere Giuseppe, fargli da scudo, ma tutto si è svolto in pochissimi minuti. E quanto continua a ripetere tra le lacrime Katia Villirillo, la mamma di Giuseppe Parrotta, il giovane 18enne ucciso da Salvatore Gerace nel pomeriggio di sabato 13 gennaio a Crotone. È una donna distrutta dal dolore, Katia, una donna che aveva in Giuseppe la spalla su cui poggiarsi. La foto che stai guardando è l'ultima foto che hai scattato a Giuseppe. È l'ultima foto, quella mezz'ora prima di morire. Prima che lui entrasse con la pistola per uccidere tutti noi e ha colpito Giuseppe. È entrato con l'intenzione di fare del male. Perché ha sparato 5 colpi. Mio figlio era un ragazzo meraviglioso. Era... per me era un marito, era un figlio, era un compagno. C'era la spalla che mi dava la forza di andare avanti. Era un piccolo mento. Ricordatelo così, Giuseppe non avrebbe voluto che io mi facessi giustizia. Non mi farò giustizia con le mie mani, perché io credo nella giustizia. E lui era un ragazzo giusto come la madre. Aspetterò che il destino e che le forze dell'ordine facciano quello che è giusto, perché io credo nella legge e sono sicura e certa che sarà fatta giustizia, perché è omicidio colposo. Katia, Giuseppe era tornato a casa e vi aveva fatto vedere questa moto che aveva comprato, dicevi, con i suoi sacrifici. Sì, Giuseppe aveva portato mezz'ora prima che fosse ucciso questa moto, e forse lui ha pensato che questa moto fosse comprata con un regalo che c'era stato fatto per accusarlo, per metterlo nelle mani di cui lui era, delle persone di cui lui si sentiva perseguitato, perché 3 giorni prima mi aveva chiamato dicendomi che aveva paura che qualcuno lo volesse uccidere, che aveva avuto una minaccia e che aveva paura che i miei figli, essendo piccoli, lo vendevano. Ma gli avevo detto di stare tranquillo, perché noi non c'entra con il mio lavoro la morte di mio figlio. Mio figlio era un'altra cosa. Lui si sentiva perseguitato, era una persona malata, una persona che aveva dei precedenti. E mio figlio era un ragazzino di 18 anni che non meritava di morire così. Per chi lo conosceva, sapeva chi era Giuseppe. Ricordiamolo così. Io il messaggio che voglio dare è quello che siamo in una società, viviamo in una società dove è difficile vivere e ci siamo persi. Allora è importante ritrovarci, è importante riflettere e vivere di ideali, di ritrovare gli ideali che abbiamo perso tutti quanti, di ritrovare le nostre famiglie, i nostri figli, di preoccuparsi di meno social e di stare di più con i nostri figli, di dedicarci più a loro, di vedere e di capire se hanno bisogno di qualcosa e di cercare di capire come si può fare insieme per migliorare questa società. Io sono fiera di mio figlio e mio figlio era fiera di me. Voglio ricominciare a credere nelle istituzioni. In questo momento così difficile mi avrebbe detto sicuramente di andare avanti e continuare a lottare e di non farmi giustizia. E io farò quello che lui, anche se non c'è, è come se gli chiedessi un consiglio, visto che noi eravamo in simbiosi, e ascolterò il suo consiglio. Non mi farò giustizia, aspetterò che lo facciate voi. Katia, stasera i giovani di Crotone, quanti conoscevano Giuseppe, hanno indetto una fiaccolata. Ci sarai? Certo che ci sarò. Io ho fatto tante cose importanti con i giovani. È giusto che io ci sia, perché lo amava, perché sorrideva con lui, perché sapeva chi era. Ed è giusto perché i ragazzi, che sono il futuro del domani,
Dicono con questa fiancolata che bisogna combattere il nostro sistema. Il nostro sistema che non è più sano. E quindi l'impegno deve essere di tutti. Nessuna vendetta, ma giustizia per un giovane a cui sono stati spezzati i sogni.